E ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Ha fatto perdere le sue tracce dalle 18 di ieri Sosa Aquino Martin Modesto, 54enne, residente in via Chiena a Forio. Ha lasciato la sua abitazione e di lui non si hanno più notizie immediate, le ricerche da parte dei familiari che hanno allertato le forze dell'ordine. Il trasporto pubblico gestito da LEAV sull'isola d'Ischia mostra le sue criticità, nonostante l'atteggiamento di difesa del preside De Gregorio, che butta acqua sul fuoco, non mancano problemi legati anche e soprattutto alla tenuta dei mezzi in circolazione. Sanità, le carenze del reparto oncologia ad Ischia, oggetto di una mozione che sarà discussa domani in Consiglio regionale a firma del consigliere Maria Muscarà. La Muscarà chiede anche l'istituzione di una PET TAC sull'isola, argomento sollecitato da tempo da Silvio Carcaterra. Ieri pomeriggio a Piazza Mercato a Napoli ha preso vita la manifestazione del Carnevale Partenopeo, guidato da Masaniello, presente l'assessore al turismo Teresa Armato. Oggi il carnevale si festeggia su tutta l'isola di Ischia, stamani la sfilata di mascherine nel centro di Ischia, oggi pomeriggio alle 15 appuntamento a Casa Micciola nel quartiere di Perrone. Lo storico carnevale di Monterone a Forio si svilupperà per tutto il pomeriggio, stasera la sfilata delle maschere degli adulti in piazzetta San Girolamo ad Ischia. Il carnevale sarà raccontato in diretta a serata ischitana questa sera, con accenno anche al Festival di Sanremo a partire dalle 21:10. Prossimo appuntamento alle ore 20. Grazie per averci seguito.